commerciale. Invece ha deciso di mettere il pallone in mezzo e gol! Pallone in rete! Il Gallipoli è in vantaggio, il gol di D'Aversa. Vediamo se vale questa volta, perché l'arbitro ha già annullato un paio di gol alla Gallipoli. Questa volta il gol c'è, e allora Gallipoli 1, Modena 0. C'è la dedica di D'Aversa che va a segno per il gol dell'1-0. Eccolo qui l'esultanza di D'Aversa. Pallone morbido di Pederzoli, testa di D'Aversa che supera Alfonso in uscita, e allora il Gallipoli passa. 25 minuti nel corso del secondo tempo. Cala il sipario al Via del Mare, il Parma vince 4-3, Salentini che salutano la Serie A team, non basta l'orgoglio ai giallorossi, Parma che chiude a quota 49 punti. Penso che ogni allenatore debba capire, no, dove si arriva e analizzare un attimo un po' il carattere un po' di ogni giocatore e la storia di ogni giocatore. È chiaro che per conoscere singolarmente i giocatori c'è bisogno del tempo. Penso che il risultato sia una conseguenza del lavoro settimanale, quindi quello che ci si preoccupa principalmente è far sì che durante la settimana ci si alleni con intensità e si crei un gruppo di lavoro, perché non è importante che magari i giocatori vadano insieme a cena fuori dal campo, è importante che si rispettano dentro il campo, ecco, che sia una squadra all'interno del campo. La differenza non la fa il sistema di gioco, la differenza la fa l'interpretazione della gara, e il fatto di star bassi o più alti non conta quello. Quando si vuole portare a casa un risultato, le prestazioni devono essere abbinate a un aspetto fisico, che comunque stanno dimostrando di stare sempre bene, perché le seconde tempi hanno sempre finito in crescendo. La pecca in alcune partite è quella di non aver abbinato l'aspetto fisico all'aspetto mentale. Purtroppo col VAR, se c'è il braccio un po' aperto, purtroppo ti fischiano a rigore, quindi bisogna essere più smaliziosi, ovvero tenere le braccia attaccate. Lo so che magari molto probabilmente anche sotto l'aspetto fisiologico, no, ti porta ad aprire le braccia. Bisogna lavorare durante la settimana e capire che ogni partita è difficile, perché in Serie A le partite sono tutte difficili.